diciamo che comunque come colpo per la difesa, diciamo che può farci più che comodo, ragazzi. Prima di partire col video, ragazzi, come sempre, mi piace e iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Parliamo del mio Palermo, ragazzi, oggi. È sempre Inter. Ovviamente il nostro Palermo deve anche essere messo alla pari con la mia Inter. Di conseguenza, ragazzi, colpo. Arrivato da pochissimi minuti, il Palermo acquista Simon Graves. Praticamente è un difensore, ragazzi, che io non conoscevo, assolutamente, perché non lo conoscevo. Però comunque, calciatore, difensore, che gioca comunque nella fa in, nel, nelle difa in difesa, gioca in difesa, l'abbiamo preso dal Renders, 23 anni, preso a titolo definitivo, infatti ragazzi adesso vi leggerò anche il comunicato da parte del club, comunque calciatore quindi che gioca in difesa, di 23 anni, danese, un certo Simon Kjær che ha giocato anche al Palermo, ragazzi, che ha giocato 2 stagioni col Palermo, vi ricordo, con cui ha fatto anche molto bene. Se non mi sbaglio, Kjær ai tempi del Palermo aveva fatto circa 60-70 presenze con 5 gol. Quindi comunque un'ottima, due ottime stagioni da parte del centrale danese. Compriamo un altro danese dopo circa 10-12 anni. Stavolta il nome è di Simon Graves, questo dal Renders a titolo definitivo, cifra intorno al 1 milione e mezzo, 1 milione e 400 mila euro. Calciatore che si legherà appunto al Palermo fino al 30 giugno 2027, quindi praticamente 5 anni di contratto, 4-5 anni di contratto. Vi leggo ragazzi il comunicato da parte della squadra. Il Palermo comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Renders le prestazioni sportive di Simon Graves Jensen, il difensore danese che indosserà la maglia numero 2, quindi indosserà la maglia numero 2, si è legato al club rosanero fino al 30 giugno 2027. A Simon il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, dal presidente Mirri e da tutta la famiglia rosanero. Diciamo che ragazzi, allora, non lo conoscevo ragazzi assolutamente, e comunque il calciatore non lo conoscevo, però devo dire ragazzi, guardate, a me non dispiace assolutamente, anzi, diciamo che comunque è giovane di prospettiva, c'ha comunque 23 anni, li farà a maggio 24, secondo me ragazzi ci serve perché comunque ragazzi spesso in difesa un po' siamo carenti, comunque secondo me diciamo si può benissimo interscambiare con Marconi, Nedelcearu, Matteo, perché in teoria Matteo potrebbe anche giocare sulla fascia volendo. Per adesso diciamo sta venendo adattato come terzo di difesa, anche se io Matteo lo vedo come più esterno destro, comunque esterno a tutta fascia, o al massimo se dovessi giocare con una difesa a 4 metti terzino. Però Matteo come terzo di difesa non mi fa onestamente impazzire, lo preferisco più a tutta fascia, quindi di conseguenza Graves sarebbe un ottimo anche titolare, visto, ripeto, l'età, visto il prezzo, visto comunque il potenziale, visto quanto può crescere in pochissimo tempo, perché ripeto ragazzi, stiamo parlando di un calciatore che ha 23 anni e può assolutamente crescere veramente veramente tanto. Ripeto, abbiamo preso secondo me un calciatore funzionale a quello che ci serviva, perché secondo me ragazzi, diciamo che la difesa è sempre stato uno dei punti deboli del Palermo. Secondo me ragazzi, il Palermo per essere comunque forte dovrebbe prendere un calciatore per ogni ruolo, perché comunque ogni tanto abbiamo pure i nostri blackout in ogni parte del campo. In attacco, per esempio, vi faccio l'esempio, anche contro l'Ascoli abbiamo giocato con Di Mariano punta. A me Di Mariano, ragazzi, tutto è tranne che mi piace, perché Di Mariano a me non piace. Quindi ripeto, avremmo bisogno di vari acquisti, però sicuramente per partire un centrale, ragazzi, di difesa, secondo me è molto 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 buono. Poi per l'età e soprattutto per il prezzo, perché secondo me 1.400.000 euro è un prezzo più che onesto, può fare sicuramente la sua figura. Ovviamente ragazzi tutto lo dimostrerei sul campo, perché ripeto non l'ho mai sentito, però ripeto i buoni propositi ci sono tutti. Spero che ovviamente gli diciamo, il, co, diciamo che Corini dia spazio in modo tale da poter dimostrare. Vedremo già dalle, perché penso ragazzi magari non dalla prossima, perché vi ricordo che adesso giochiamo il 5 febbraio, quindi contro la Regina, magari dalla prossima che è contro il Genoa, ragazzi, che comunque è un top, un partitone, un big match. Se comunque riesce a dare il minutaggio contro la Regina, però potrebbe anche provare a giocare da titolare contro il Genoa. Bisognerà vedere. Fatto sta che secondo me è un colpo molto intelligente, molto mirato, secondo me in una zona del campo che secondo me deve essere la prima a essere rinforzata.
Ovviamente, ragazzi, fatemi sapere anche voi nei commenti se comunque è un calciatore che secondo voi può dimostrare qualcosa. Sicuramente so che magari non lo conoscete, o magari sì. Però magari fatemelo sapere qui sotto voi con un commento se vi piace. Io, come sempre, ragazzi, vi chiedo di lasciare sempre un bel mi piace, di iscrivervi al canale, ragazzi, se volete, e rimanere aggiornati su tutti i contenuti di Inter, Milan, Juve, Napoli, Serie B, Serie A, comunque tutto ciò inerente il mondo del calcio e italiano e non. Io come sempre vi lascio un bel mi piace e ci vediamo ragazzi stasera con la live, ragazzi, perché stasera alle ore 22 live con Indovina Chi. Bella ragazzi.